Si sta andando. Bene, 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 siamo in diretta. Salve, salve ragazzuoli. Nel frattempo aspetto che qualcuno si colleghi, però. Diretta comunque nel frattempo iniziata sul mio canale YouTube per parlare di lui, lessico familiare. Scusate, lo stavo dicendo anche su Instagram. Oh, scusate, ho visto adesso che c'è qualcuno perché mi dice che non c'è nessuno in linea, mentre qua ho visto che c'è la chat. Ciao, ciao. Grazie, grazie. In realtà sarebbe la grafica di Twitch, ma non sapevo come toglierla, per cui qualcuno resterà anche sulle live di Instagram, sì, di Instagram, di YouTube. E sì, quando alzo la testa potrei avere il faretto effettivamente davanti agli occhi. Ditemi se vi dà fastidio questa cosa, perché altrimenti lo sposto, lo metto di lato. Datemi un feedback a questo proposito. Poi comunque mi sono collegata un po' prima, quindi aspetteremo le 3, 3, 5 più o meno per vedere se si collega qualche altra persona. Com'è andata la vostra domenica? Come sta andando comunque la vostra domenica? Quanto caldo avete lì in Italia? Parlatemi, ditemi, raccontatemi. Ciao, ciao Martina. Io lavoro, mamma mia, ti capisco, guardi, ho lavorato per 6 anni, se non vado errata, in una pizzeria ed estate si moriva, mamma, quanto sudavo, anche perché pantaloni lunghi, cioè, mamma mia, il delirio, quindi se lavori in un ristorante, in una pizzeria, ti capisco, poi tra l'altro io ero proprio, era una pizzeria da sport, quindi lavoravo solo ed esclusivamente in cucina, se non 2 secondi per portare fuori le pizze, ma ero sempre in cucina e morivo. Aspettate che rispondo qua finché si connette altra gente. Allora. Ciao Erika, qui a Roma caldissimo. Ciao Francesca, e immagino, immagino. Poi le grandi città probabilmente ancora peggio. Mi ricordo che in estate morivo anche nel mio paesino, però sentivo proprio la differenza quando andavo a Padova da Bibi, cioè c'erano, magari erano la stessa temperatura, ma percepita era ancora di più in città che in campagna. A me non dà fastidio riflesso, perfetto, bene. Comunque fa troppo caldo, immagino. Ho il mare vicino, ma fino alle 7 sto bloccata qui. Oh mamma mia, mi dispiace, ti capisco, ti capisco. Fino alle 7 è anche un buon orario, finisce anche prestino. Mamma mia. Portate pazienza, che tanto l'inverno è brutto, c'è freddo, bisogna accendere il riscaldamento. Io non lo so, io soffro troppo il caldo e se ci fosse sole, ma una temperatura gradevole. No, non si potrebbe fare questa cosa, non sarebbe meglio. Oh. Invece qui niente. Beh, adesso oggi sta uscendo il sole, poi se ne va. Non è il massimo della giornata, però vabbè. Sono stata anche in maniche corte in realtà tutta stamattina, ma poi ora di pranzo mi sono vestita. Sembra di essere una vecchietta. Le tre, aspettiamo ancora 5 minutini. Due? Non lo so, non lo so se iniziare già a parlare del libro perché magari qualcuno ci vuole per collegarsi. Vabbè, aspettiamo magari 2 minutini, dai. Qui in Canada la temperatura è mite. Vengo seguita anche dal Canada, un'espatriata in Canada. La temperatura è mite, beh, meno male, meglio così, va là, meglio così. Ti godi di più le giornate di sole, le giornate belle almeno. Ma avete anche voi comunque poi ad un certo punto l'estate torrida o lì no? Io sono ignorante su queste cose assolutamente. Quindi.
qui l'anno scorso comunque c'è stata una bella estate. Stavo morendo di caldo. A luglio, mi sa, luglio-agosto, sì, anche qua, più di 30 gradi sicuri. E poi in casa una marea di gradi perché con case a schiera, cioè il caldo della casa a destra, il caldo della casa a sinistra, più il caldo qua dentro. Non posso aprire le finestre perché non ci sono le zanzariere, quindi mi entrano tutte le vespe, i calabroni del mondo. Nim rischia di uscire perché è una gatta che non va fuori. Se esce ha paura, il terrore, quindi figuriamoci, rischia anche di farsi ammazzare. Quindi le finestre sono aperte tipo tanto così, per cui non è il massimo. Sapete cosa? Potevo mica farmi magari un po' di latte e menta nel frattempo. Vado a prendere il latte e la menta, mi faccio un bicchiere di latte e menta, così mi idrato finché parlo. Quindi adesso vi lascio la visuale della mia libreria dietro, ma torno subito, lo giuro. Ok, mi faccio il latte menta e poi metto via il latte, appunto, sto già morendo, e poi partiamo con la diretta vera e propria, cioè parliamo del libro. Forse ho esagerato con la menta, perché... Ok, assaggiamo se va bene. Spapoliamo in Canada. Sarebbe un'opzione. Ottimo. Vado a portare via e iniziamo. Allora, alla fine sei riuscito a trovare lo sciroppo alla menta? Allora, in realtà lo sciroppo alla menta c'era su internet, solo che non l'abbiamo preso perché costava 8 euro come spese di spedizione. Cioè, in prospettiva, perché dico sempre così? In proporzione mi costava di più la spesa di spedizione che lo sciroppo di per sé, che comunque costa carissimo perché una bottiglietta piccola ha costato 5 euro se non vado errata. Però alla fine Bibi ha trovato il modo per farselo arrivare gratis, cioè se superava un tot di euro di spesa ce lo mandavano gratis, quindi si è preso un gioco per la Play e mi è arrivato questa bottiglietta di menta. Però adesso ho scoperto una cosa fighissima, sto aspettando un pacco, se arriva che ha fatto bene farò pubblicità gratuita di questa cosa, perché ho scoperto in realtà per caso un sito per gli italiani all'estero che hanno un sacco di prodotti tipici, marche italiane, biscotti, cose che qua non si trovano e con spese di spedizione anche basse. Anche perché non hai limiti di peso del pacco, e quindi lì mi sono ordinata proprio la bottigliazza di sciroppo alla menta e altre cose che qua non trovo o che se trovo costano un fottio di soldi, tipo la pasta Barilla. E quindi niente, se dovrebbe arrivare penso domani il pacco, vediamo come sono le cose, se sono messe tutte in ordine, fatte bene, che non, magari mi trovo sorprese poco gradite, e così lo faccio, dico il nome insomma su Instagram, che magari secondo me ad alcuni italiani all'estero può far piacere. Comunque, tra l'altro questo che Bibi ha comprato è senza coloranti, quindi fa stranissimo, ma sto bevendo un latte e menta bianco, non verdino. Ciao, quindi Emilia Romagna, il caldo afoso è appuntamento fisso ogni estate, ma penso in qualsiasi luogo dell'Italia. Anche io voglio venire in Canada, tutti in Canada, via. Ciao, eccomi, ciao, ciao anche a te. Scendi quest'estate in Italia,
più o meno, nel senso che sì e no, ovvero vado a Venezia, andiamo, io vivo a Venezia, mi pare l'8 settembre, ma per prendere la nave perché facciamo una crociera in Grecia, quindi è toccata e fuga. Poi scendiamo a fine settembre, però è un'altra toccata e fuga del tipo arriviamo giovedì, perché il sabato abbiamo matrimonio e la domenica ripartiamo. Quindi è come se non mi facessi l'estate in Italia praticamente. Vabbè, quest'anno è andata così. Allora, poi se avete altre domande fatemele pure, che alla fine della diretta vi rispondo. Direi che adesso insomma possiamo parlare di lessico familiare. Allora, so già com'è un po' l'idea generale per voi insomma di questo libro, ma la domanda con cui inizio sempre le dirette sui gruppi di lettura è la seguente: vi è piaciuto questo libro, sì o no? Allora, per quanto mi riguarda, devo dire che all'inizio era un no, più andavo avanti, più mi sono arenata verso un ni. Poi vi dico il perché. Comunque, attendo anche le vostre risposte, poi vabbè, vado a vedere i miei appunti e vediamo. Noioso, ecco, penso che questa sia la risposta principale da parte vostra. Non mi è piaciuto, due palle, noioso. A parte per Irene, sto aspettando il tuo commento, che so che ha apprezzato particolarmente Lessico Familiare. E ne sono contenta perché questo è il primo gruppo di lettura andato male, cioè nessuno ha apprezzato il libro scelto da voi, però io lo specifico, non è colpa mia, ragazzi. Comunque, allora, aspettate che guardi gli appunti. Allora, sicuramente non è. Io vengo in pace, eccola qui quella che l'ha amato. Io vengo in pace, White Flag. Io lo amo tantissimo. E poi ci dirai perché lo ami tantissimo, cosa ti è piaciuto così tanto. Perché visto che abbiamo la pecora nera, sto scherzando ovviamente, devi assolutamente trasmetterci un po' di amore per questo libro. Comunque. Forse uno dei tanti, tra virgolette, problemi di questo libro per cui molti di noi non l'hanno apprezzato è che non è un romanzo, non è il classico romanzo, è un insieme di ricordi, un flusso di pensieri. Abbiamo un'altra persona a cui è piaciuto! A un'altra persona a cui è piaciuto! Ma sta piacendo a tutti questo libro! Ah, però c'è da dire che l'ho ascoltato su Audible, letto da Margherita Bui. Me l'hanno consigliato, infatti, di tra l'altro io adoro la voce di Margherita Bui, mi hanno consigliato di ascoltare l'audiolibro, però ormai l'avevo acquistato e comunque, in linea generale, quando devo parlare di un libro, preferisco leggerlo di mio. Non lo so, magari un giorno potrei anche ascoltarlo con Audible, chi lo sa, non dico niente. Ma quando sarà scelto il prossimo libro per il gruppo di lettura? La prossima volta parteciperò sicuramente. Diciamo che è una via, è in via eccezionale che c'è la domenica oggi, perché di solito la domenica è a metà del mese prescelto. Quindi i prossimi titoli scelti usciranno sempre verso la metà di luglio in questo caso, e la prossima diretta ci sarà a metà settembre. La prossima volta parteciperò sicuramente. Aspetta a dire, perché magari il libro che verrà scelto non ti interessa, quindi non è detto che tu partecipi. Comunque, stavo dicendo che è sicuramente un flusso di pensieri, ed è così tanto un flusso di pensieri questo libro che a volte mi sono anche chiesta: ma c'è un filo logico qui dentro? Perché mi pareva che un po' Natalia Ginzburg lo avesse perso questo filo logico. Ciao Antonio, ciao Antonio. Tra l'altro, mi è sorto il dubbio giusto oggi. Io ho sempre detto Natalia Ginzburg. Per caso si dice Ginzburg? Ho il dubbio. Se qualcuno di voi può darmi la pronuncia corretta, non vorrei mai fare castronerie. Vabbè, che ne faccio almeno due o tre al giorno, però insomma, se cerchiamo di farle anche in diretta, magari non sarebbe male. Poi, cosa ho segnato?
Aspetta perché ho fatto robe su sì, ok, allora, Ginzburg, ok, quindi ho fatto giusto, perfetto, grazie Antonio. Lessico familiare, infatti, parla della famiglia Levi che era ebraica, che era per ovvi motivi antifascista. Perché lessico familiare? Perché è un insieme di modi di dire, espressioni più usate, anche espressioni buffe, secondo me, molto spesso. E espressioni che appunto Natalia associa ai suoi genitori o ai suoi fratelli e che devo dire mi sono anche affezionata. Infatti questo poi mi ha portato più ad un nì per questo libro, perché a forza di leggere questi modi di dire, queste parole usate e riusate, mi ci sono affezionata a queste persone, a suo padre in particolare, anche se sembra essere stato un uomo un po' burbero, tipo. Però mi ci sono affezionata e quindi poi anche questo, appunto, come vi stavo dicendo, mi ha fatto un po' rivalutare il libro. Poi ho segnato il fatto che sì, è Natalia stessa che parla della sua famiglia, che scrive questi modi di dire, queste espressioni, però lei non interviene mai direttamente, cioè lei parla sì di eventi che l'hanno anche riguardata in prima persona, ma non parla mai di quello che lei ha provato, di quello che lei ha vissuto, con questi momenti, di come li ha vissuti. E forse anche questo un po' mi è dispiaciuto. Forse non mi sarebbe, insomma, dispiaciuto appunto leggere qualcosa di ancora più personale. Anche quando parla magari di eventi riguardanti il suo fratello, sì, ne parla, ma non dice mai come suo fratello magari ha vissuto quel fatto. Che cazzo, non so se c'è un capello. Scusate, anch'io mi sono affezionata alla figura del padre. Devo bere, Madonna mia. Comincio a spiegare perché lo adoro. Avendo fatto qualche corso universitario di linguistica, l'uso e la spiegazione dei termini familiari mi ha interessato e conquistato all'istante. E ok, questo si spiega molto molto bene. Tra l'altro, a proposito di linguistica, comunque lei usa questi termini che sono termini spesso del nord, che io, da donna nordica, riesco anche a capire. Ma mi sono chiesta, ma le persone del sud, e non vuole essere una cosa razzista, ovviamente, capiscono questi termini? Perché mi immagino, se io dovessi leggere, cosa che mi è successo, un libro con moltissimi termini, o addirittura frasi in dialetto, che ne so, napoletano, io non lo capirei. Quindi mi domando, è un libro che tutti possono capire in qualsiasi parte dell'Italia? C'è qualcuno del sud che l'ha letto? Mi può dire se l'ha capito? Oppure tu, Irene, che hai fatto appunto questo magari corso di linguistica, mi sai dare una risposta? O ditemi semplicemente anche il vostro parere, secondo voi è un libro che può essere capito da tutti? Cioè proprio a livello concreto, comunque non sto parlando di chi è stupido e chi non è stupido per capire il libro assolutamente. Bibi, che è al lavoro oggi, scrive: "Ciao, libro più palloso della storia, passo e chiudo". Lui ha letto, beh, 3 pagine. 3 pagine. 3 pagine al che ha detto: "No, basta, io questo libro non ce la posso fare, lo metto via". Bibi, sei sicuro? Solo 3 pagine? Sì, Bibi, ti prego, dagli un'altra possibilità. Vabbè, domani sera ci ripenso". La sera dopo l'ha presa in mano, ha letto una frase e ha buttato via il libro. Bene così. Allora, il secondo motivo per cui lo amo è perché la Ginzburg, insieme ad altre autrici, è una delle poche voci femminili della Resistenza. Anche questa cosa mi ha fatto propendere per un nì. Nel senso che comunque è innegabile l'importanza che ha questo libro. Si parla di fascismo, si parla di guerra, si parla di ribellione, si parla di carcere, cioè è innegabile l'importanza ed è, come hai detto tu, una voce femminile che parla. Quindi su questo non posso che darti ragione.
Allora, io sono pugliese e non l'ho ancora letto proprio per questo, ho paura di non capirlo. Ecco. Non tolgo nulla a Calvino Fenoglio, ma avere le voci delle donne sulla resistenza per me è un valore aggiunto, sicuramente. Ma darò comunque una possibilità a questo libro, auguri, magari ti piace. Però è molto interessante quando la Ginsburg nomina tutti i personaggi storici dell'epoca, in pratica erano tutti amici di famiglia, adoro. Anche questa è una cosa che mi è piaciuta, infatti, tipo Sempiezzi. Beh, io sono di origine del sud, ma si capisce dal contesto. Ok, ecco, ok. Allora abbiamo una conferma. Per me è capibile, pensa ai libri di Camilleri. Mai letto nessunissimo libro di Camilleri perché non mi sono mai ispirati, non mi hanno mai ispirato dalla trama. Non odiatemi, non odiatemi. Ah sì, poi un'altra cosa, e sono stata contenta. Io ho fatto questo pensiero, poi mi sono letta, una volta terminato il libro, ovviamente, la postfazione, e ho detto wow, un'altra persona che l'ha pensata come me. Praticamente, come vi ho detto prima, no? Si parla di fascismo, si parla di carcere, si parla di guerra, si parla di ribellione, si parla di resistenza. La famiglia Levi è una famiglia ebraica, però non emerge praticamente mai che è ebraica, cioè non viene ripetuto, non viene. Quasi ci si dimentica che è una famiglia ebraica. Non so se sono stata l'unica ad avere questa impressione, cioè sicuramente non sono stata l'unica perché anche nella postfazione di. Non mi ricordo più chi l'ha scritta adesso, Segre c'è all'inizio, mi pare, Garboli. Anche lui l'ha scritto da qualche parte, vediamo se trovo il punto. Eccola qua, ve la leggo. A pagina 240 lui dice: l'ebraismo della famiglia Levi non viene mai negato, ma è un fatto accessorio, dichiarato solo quando è strettamente necessario. La famiglia Levi è una famiglia italiana come tutte le altre. È un altro dei misteri del lessico. Come può una famiglia ebrea e antifascista negli anni 30 e 40, durante le leggi razziali, durante la persecuzione, nel terrore quotidiano e nella quasi certezza della dispersione e dello sterminio, essere una famiglia italiana come tutte le altre? Eppure è proprio questo che traspare dal libro, e anche questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Fatemi sapere se anche voi magari ci avevate fatto caso. Allora, ciao Eri, non ho letto questo libro, ma difficilmente non mi piacciono i tuoi consigli di lettura. Io però questo non lo consiglio, cioè, è difficile dire non lo consiglio perché i temi sono importanti, perché mi ci sono affezionata ad alcuni personaggi, però non mi piace il modo in cui l'ha scritto Natalia Ginzburg questo libro. Quindi non mi sento di dire no, non te lo consiglio. Ma non mi sento nemmeno di dirti sì, questa lettura te la consiglio. Eventualmente prova a leggerti su Amazon, dovrebbero esserci magari le prime pagine del romanzo, l'estratto, vedi se può fare a caso tuo prima di procedere all'acquisto. Siccome non ho Facebook, come posso partecipare attivamente al prossimo gruppo di lettura? Buona domenica a tutti. Allora, il sondaggio esce su Facebook, dei vari libri, cioè. Su YouTube esce il video con la proposta dei libri che ho pensato per il prossimo gruppo di lettura, però poi il sondaggio c'è solo su Facebook perché c'è il gruppo lì. Una volta scelto il libro, quindi se non hai Facebook non puoi votare il libro, una volta scelto però lo comunico anche su Instagram, quindi se Instagram sai qual è il gruppo, qual è il libro scelto per il prossimo gruppo di lettura. E se ti interessa puoi quindi acquistarlo e leggerlo e così partecipare alla diretta direttamente per votare, però no, perché faccio solo il sondaggio su Facebook, se no è un casino se mi mettessi a fare sondaggi anche su YouTube, su Instagram, non finirebbe più, dovrei sommare i voti, c'è gente che ovviamente li vota, quindi no, è una cosa impossibile, lo faccio solo su Facebook il sondaggio, mi dispiace. Comunque nessuno mi ha cagato su questa cosa del fatto che della famiglia ebrea. La sua scelta di scrivere un flusso di coscienza in effetti è particolare. Avrebbe potuto scrivere un'autobiografia romanzata. È questo, cioè, secondo me, se lei avesse scritto un
romanzo tipico mi sarebbe piaciuto un botto probabilmente. Allora, però è originale a modo suo, sicuramente originale, il fatto di non nascondere i nomi reali, ma sicuramente. Aspettate che bevo. Io ho fatto caso che la gran parte degli amici e conoscenti della famiglia Levi è comunque ebrea. Comunque sì, si capisce che sono italiani a tutti gli effetti. Sì, cioè, non va a rimarcare sulle, tra virgolette, differenze, cioè, non ti fa pesare sul fatto che è una famiglia ebrea. No, loro si sentono italiani come tutti gli altri. Ed è una figata, secondo me. Allora, vi consiglio di vedere la puntata di Passato e Presente dedicata proprio alle autrici della Resistenza, tra cui anche la Ginsburg, che secondo me aiuta a capire la sua personalità. Io non so se da qua riuscirei a vederla. Boh. Ora sarebbe interessante leggere La Corsara, libro a lei dedicato, finalista al premio Strega lo scorso anno. Ma veramente, finalista, sai che io, cioè, come se non l'avessi mai sentito questo titolo. Finalista al premio Strega? Io proprio non me lo ricordo mica. Pazzesco. Bah, pazzesco. E comunque non l'ho inserito nel prossimo gruppo di lettura La Corsara, no. Poi vediamo se ho praticamente detto tutto, ma mi pare. Sì, avevo detto tutto. Sì, non ho molto da dire a riguardo di questo libro. Allora, secondo me la Ginsburg non ha voluto puntare molto sull'essere una famiglia ebrea, ma di più sull'essere una famiglia piemontese e soprattutto torinese. Sì, ma quello che dico io è che è stato bello leggere questa cosa. Il fatto che è come se per lei, giustamente, non ci fossero differenze. E niente, è una cosa che mi è piaciuta. In questo sta secondo me, penso tu voglia dire, anche il titolo stesso di Lessico Familiare. Beh, il titolo è perfetto per il libro, per quanto mi riguarda, assolutamente perfetto. Poi io avevo sottolineato quello che aveva detto lei prima di iniziare il libro, che non so se voi l'avete letto, però vabbè, perché so che magari tanti non leggono la prefazione, eccetera. Ve lo leggo. Vi sono anche molte cose che pure ricordavo e che ho tralasciato di scrivere, e fra queste molte che mi riguardavano direttamente. Non avevo molta voglia di parlare di me. Questa, difatti, non è la mia storia, ma piuttosto, pur con vuoti e lacune, la storia della mia famiglia. Devo aggiungere che, nel corso della mia infanzia e adolescenza, mi proponevo sempre di scrivere un libro che raccontasse delle persone che vivevano allora intorno a me. Questo è, in parte, quel libro. Ma solo in parte, perché la memoria è labile e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito. E niente, è una frase che mi è piaciuta molto ed è in realtà l'unica che ho sottolineato di questo libro. Poi, vabbè, Sbrodeghezzi rimarrà nel mio cuoricino. Aspettate che vediamo. Sbrodeghezzi, non fate delle negrigure. Sei monotono. Veramente, alcune cose mi facevano morire. Potacci, potacci è una cosa che anche da noi, provincia di Padova, si dice un sacco. Non sta a fare potacci. Sì. Ah, e poi De cosa spussa l'acido solfidrico mi faceva morire, ma morire alla grande. Anche perché tra l'altro spussa è proprio anche questo, tipico anche del mio dialetto. Mi ha fatto morire il fratello che diceva il baco del calo del malo. Una bell'asina 6 che diceva il padre di Natalia a sua moglie. No, a sua moglie sì, mi sa che gliel'ha detto a sua moglie. Ah, e poi le noci fanno bene, eccitano la peristalsi. Morta, niente, cioè io poi quando rileggevo queste cose a forza di rileggere, cioè scoppiavo anche a ridere perché mi faceva morire sto uomo, cioè
Adoro, adoro. E infatti poi tutto questo però l'ho elaborato nel momento in cui ho cominciato a scrivere la recensione per il blog. E quindi se all'inizio gli avrei dato 2 stelline, lo ammetto, a questo libro poi sono andata sulle 3, giuro che a momenti stavo anche pensando di dare 4 stelline. Però no, ci sono stati troppi momenti per me lenti che non mi hanno entusiasmata. Ah, aspettate che bevo perché... Spussa in modo leggermente diverso e adesso devi dirci com'è allora nello specifico. Si usa anche da me a Brescia. Adesso voglio sapere, adesso voglio sapere. E comunque sì, poi c'è stata una parte che ho divorato, non mi ricordo se era tipo centrale, dopo pagina 50. Da pagina 50 a 120 sono volata, tra l'altro, e poi un po' così. La prima parte comunque è stata quella per me più pesante, fino a pagina 50-60, quando poi avevo scritto sul gruppo di lettura perché volevo abbandonarlo. E poi ho detto, vabbè, qua non mi caga nessuno sul gruppo di lettura, nessuno mi risponde, andiamo avanti a leggere. E dopo una decina di pagine ho cominciato a piacermi. Ne ho divorate un'altra cinquantina, 60, dopodiché mi sono ancora un po' annoiata, però in generale devo dire che non mi è dispiaciuto. Era partito male questo libro, era partito male per quanto mi riguarda, poi però ha rimontato. Irene, sto aspettando spussa, eh? Sto aspettando, come si dice da te. Ebbene, in realtà, spossa o spossa o sposa, sposa, non lo so, non riesco a capire. Sposa, sposa, sposa? Perché se sposa da noi si dice sposa, tipo per dire... Quella persona si è sposata. No, la O è stretta. Sposa. 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 Non spo. Non ho detto spo. No, vabbè, non ce la possiamo fare. Mandami l'audio su Instagram. Così lo faccio sentire a tutti. Spo. Era la O stretta. Adesso devo capire come pronunciarlo. Vabbè, comunque da noi sposà è una persona sposata. Trovo. E basta. E niente, io, come vi dicevo, questo era tutto quello che dovevo dire sul lessico familiare, quindi molto poco. Ecco, facciamo prima. Boh, allora aspetto l'audio su Instagram adesso. E niente, fatemi sapere voi se avete altro da aggiungere su questo libro. È giunto il momento, ragazzuoli belli. Non vi è piaciuto? Perché non vi è piaciuto? Vi ha annoiato? Perché vi ha annoiato? Cioè, secondo me, cioè, il problema principale è come è stato scritto. Se fosse stato scritto in modo romanzato, per me sarebbe stato una bomba, sto libro. Però vabbè. Comunque non è male, eh? Non è da buttare. Col senno di poi posso tranquillamente dire che non è da buttare questo libro. Vediamo se nel frattempo mi arriva l'audio di Irene su Instagram. No, non è ancora arrivato. Il flusso di coscienza non è sempre facile da gestire sia per i lettori che per scrivere. Secondo me per chi scrive... Eccola! Secondo me per chi scrive è facile, cioè almeno io a volte scrivo sotto flusso di coscienza e mi risulta facile perché non sto lì a pensare a quello che scrivo, scrivo di getto. Comunque vediamo. Non riesco mica a riprodurla io questa cosa.
non sembra nemmeno una O. No, non potrei mai riprodurre questa cosa, è troppo complicata. Comunque, grazie, grazie. sarei curiosa di leggere uno dei suoi romanzi veri per vedere la differenza. Ci ho pensato anch'io, poi mi sono detta, non è che questa scrive sempre così? Quindi non so, poi mi sono anche detta, però, Lessico familiare è quello più famoso e quello più apprezzato della Ginsburg. Quindi, se io non sono riuscita particolarmente ad amare questo qui, come faccio con gli altri romanzi? Vediamo quali sono gli altri titoli. Però ha scritto opere di narrativa e testi teatrali, oltre a saggi di critica letteraria e di... Ah, è nata l'anno della mia nascita, è morta l'anno della mia nascita, tra l'altro. Comunque, oltre a saggi di critica letteraria e di attualità politica. Allora, negli Einaudi tascabili sono disponibili La strada che va in città. È stato così, tutti i nostri ieri. Bello questo titolo. Le voci della sera, le piccole virtù, famiglia. La famiglia Manzoni, la città e la casa, mai devi domandarmi. Cinque romanzi brevi e altri racconti, Caro Michele, Valentino e Un'assenza. Sono titoli carini. Che è stato così? Sono titoli carini, devo dire. Tutti i nostri ieri mi piacciono impazzire come titolo. Il dialetto bresciano è l'Everest. Sì, altro. Vabbè. Comunque il dialetto bresciano, cioè o l'accento di Brescia è figo, è figo. Bene, raga, avete qualcosa da dirmi, da chiedermi? Aspetta, mi ha mandato un altro messaggio vocale? È quello di prima che non è andato via. Ah no, sempre quello di prima, non è andato via la notifica. Sì, insomma, se volete parlare di qualcos'altro, perché io veramente non ho null'altro da aggiungere su Lessico familiare. Mai diretta fustata così breve. Fustata soprattutto. Sono finita. Mamma mia. Potrei dormire su questo tavolo. Beviamo. Beviamo che magari mi sveglio. Cos'altro potrei dirvi? Quali sono i prossimi classici che vorresti leggere per forza di cose, quelli che ho qui a casa? Che sono? Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello, che in realtà è una rilettura, perché l'avevo letto alle medie, questo, alle medie, penso di sì alle medie, e non me lo ricordo più. Sì, adesso spammo, baratto, stai calmo. Cosa stavo dicendo? Mi sembra di averlo letto alle medie, mi era piaciuto molto, però adesso non me lo ricordo più e volevo rileggerlo. Poi ho Romeo e Giulietta di Shakespeare, Amleto di Shakespeare e Ho la coscienza di zero. Mamma Gesù, mamma mia, io non so come farò a leggere questo libro. È la quarta, quinta volta che provo a rileggerlo, La coscienza di Zeno l'ho sempre abbandonato. E mi piacerebbe finirlo, ma sai cosa ti dico? Che vaffanculo, cioè se non mi piace neanche la prossima volta che lo inizierò, basta, ci rinuncio, non mi interessa. Via. Spamma, e Bibi mi dice di spammare anche qui il fatto che mi sono fatto un canale Twitch, ma penso che lo sappiate. Penso che lo sappiate, comunque mi sono fatto un canale Twitch, vado in live 3 volte alla settimana, lunedì sera, mercoledì pomeriggio, venerdì pomeriggio. Il mercoledì pomeriggio in particolare parlo di libri, film, serie TV, fumetti, quindi è sicuramente il giorno che può interessare di più a voi. E niente, lo trovate sempre linkato adesso nei miei video di YouTube, nei prossimi video che usciranno. Comunque basta che andiate su Twitch, cliccate ai gibi e mi troverete teoricamente. Comunque, anch'io voglio rileggere Pirandello. Io ho riletto il Fu Mattia Pascal, mi è piaciuto meno, perché anche quello l'avevo letto alle medie, mi pare, alle superiori, non riesco a ricordarmi più adesso.
Mi è piaciuto un po' meno rispetto alla prima volta. Secondo me, il Fumetti Pascal è perfetto per gli adolescenti. Però mi è piaciuto comunque. Come avete fatto poi con lo sciroppo alla menta? Bibi ha ordinato un gioco per la PlayStation, che così le spese di spedizione erano gratuite, per cui non abbiamo pagato 8 euro di spese di spedizione, e lo sciroppo alla menta, una bottiglia mini, è arrivata. Adesso l'ho ordinato da un sito che manda cose online per gli italiani all'estero, quindi vedremo. Dovrebbe arrivare domani il pacco con un botto di cose dentro e vedremo. A me la coscienza di Zeno era piaciuta alle superiori. Io, questo me lo ricordo perfettamente, la prima volta che ho provato a leggerlo ero alle medie, e quindi sicuramente avevo esagerato. Alle medie non penso che ci sia veramente qualcuno che possa leggere La coscienza di Zeno. E niente, poi appunto l'ho abbandonato. Lì è stata la prima volta. Ho detto, vabbè, ma è sicuramente perché sono troppo giovane. Devo aspettare qualche anno per apprezzare questo libro. Ciao, ciao, mai successo. Io adoro Pirandello, ma soprattutto Uno nel sole 100.000 i vecchi e i giovani. Anche. Per quanto mi riguarda, Uno nel sole 100.000 mi era piaciuto di più rispetto al Fumetti Pascal quando l'ho letto anni fa. Però poi so che il Fumetti Pascal viene tipo prima di Uno nel sole 100.000, quindi ho voluto rileggere prima lui. Quindi niente, teoricamente dovrei andare sul sicuro con Uno nel sole 100.000, a meno che non sia cambiato il mio gusto. E i vecchi e i giovani invece non l'ho mai letto. Ho letto solo questi due di Pirandello, in realtà. Anche a me piace molto Pirandello, il Fumetti Pascal l'ho letto molte volte, ci sono molto affezionata. Ecco, sì, ma secondo me poi per i giovani è perfetto. Adolescenti sono classici top, secondo me, perché parla di identità, quindi boh, secondo me è un argomento valido per quella fascia di età. Sì, vero, bene. Sono contenta di non essere l'unica a pensarla così. Però non lo so, l'ultimo classico che ho letto cos'è stato? Cacchio, non mi ricordo più. No, dopo ho letto Siddhartha. Cosa ho letto? Ho letto un altro classico di recente? No, non mi ricordo più. Che però teoricamente non mi aveva entusiasmato, ma non riesco a ricordarmi che classico era. O me lo sono sognata. Ah, sì, che non so se sia da considerare un classico. Io lo considero un classico. È stato Lolita di Nabokov, dovrebbe essere Nabokov, l'ultimo che ho letto e non mi è piaciuto per niente, e quindi da lì ho detto: no, vabbè, per un po' classici aspettiamo, perché qua continuo a trovare cose che non mi piacciono, e quindi poi non ho più letto classici da un mesetto ormai, forse anche di più. Vediamo quando è uscito Lolita, vediamo quando l'ho letto. L'ho saltato. Dov'è andata? È sparita la foto. Eccola qua. Il 6 giugno, un mese giusto da quando è uscita la recensione, praticamente. E sì, boh, chissà quando leggerò il prossimo classico. Comunque, ultima cosa sulla Ginsburg, e ti consiglio di non mollarla. Per me è un'autrice che potrebbe essere nelle tue corde. E guarda, effettivamente. I titoli di alcuni suoi penso romanzi che sono qua scritti dietro Lessico Familiare mi attirano. Devo leggere le trame e poi valutare, però sicuramente non è qualcosa che affronterò a breve perché ho tutti i libri qua dietro da leggere prima di comprarne altri, quindi figuriamoci. Lolita, non è piaciuta nemmeno a me Lolita, però secondo me dovresti ritentare con gli autori russi, magari leggi i racconti di Gogol, che fanno super ridere. A parte che io non impazzisco per i libri divertenti, non so perché. Libri leggeri, io voglio libri che mi fanno deprimere, praticamente io leggo solo quello. Quindi non lo so se leggerò mai libri che mi fanno ridere.
Con la letteratura russa io poi ho letto, mi sa che ho un brutto rapporto a questo punto, sono preoccupata, ma ho letto, non mi ricordo quanti anni fa, comunque Guerra e Pace, che mi ispirava tantissimo, convintissima che l'avrei adorato alla follia, non vi dico quanto mi sono annoiata. Ci ho messo 3 mesi. 3 mesi per leggere Guerra e Pace perché non mi stava piacendo, ma non ho avuto il coraggio di abbandonarlo perché sono una testa di cazzo. Non c'è altra spiegazione. Guerra e Pace, bene sì. Solo che quindi adesso ho paura, ho veramente un sacco di paura. Ho paura a leggere lezioni di letteratura di Nabokov. Ho paura a leggere Anna Karenina. Non lo so, non lo so. Hai mai letto Orgoglio e Pregiudizio? Lo sto leggendo, lo sto amando. L'ho letto quando ero una giovane donzella. Mi è piaciuto tantissimo. Ho visto anche il film. Mi è piaciuto tantissimo. Però lo devo assolutamente rileggere. Lo voglio assolutamente rileggere. Sì. Perché non ne ho mai parlato sul canale, sul blog, insomma, non ne ho mai parlato. E visto che mi era piaciuto e non me lo ricordo nemmeno benissimo, voglio vedere se continua a piacermi anche a distanza di tutti questi anni. Oh Gesù, oh mamma, io ci ho messo un anno per leggere L'idiota di Dostoevskij, ma l'ho amato. Ma nel frattempo, in questo anno tu hai letto solo L'idiota o hai letto anche altro? Io non lo so, leggere un libro in un anno. No, ma l'hai amato, questo è il bello, non è che te lo sei portato avanti per un anno perché non ti è piaciuto. Un anno. Io non so neanche cosa voglia dire leggere un libro per un anno. Non lo dico per tirarmela, seriamente. Cioè, fate conto che nel mese di maggio ho letto 6 libri e mi sembrava strano. Ovviamente l'ho letto altro, l'ho interrotto più volte, ok? E l'hai interrotto perché non ti piaceva, però se l'hai amato il dubito, perché ti annoiava un po', o per quale motivo? Che sono curiosa, perché penso non mi sia veramente mai successo di averci messo così tanto per un libro, però potrebbe essere la tecnica per leggere La coscienza di Zeno. Un capitolo al giorno me lo porto avanti per la vita. Potrebbe essere un'idea. Perché non è neanche così sottile La coscienza di Zeno, cioè è un bel problema. No, perché era duro da leggere emotivamente. Ok, allora ci sta. Ci sta. Io sono sincera, non so di cosa parli, non ho letto niente di Dostoevskij. Quindi immagino che potrebbe essere un ottimo libro da cui partire a questo punto. I fratelli Karamazov l'hai letto io ancora no, ma mi attira tantissimo. No, non ho letto, ma sono molto carenti in realtà a livello di classici, mi ispirano sempre tanto, ne ho tantissimi in wishlist, però non trovo mai il coraggio di leggerli, o quasi mai, perché ho paura che non mi piacciono. E poi succede che ne leggo qualcuno, poi prendo anche le batoste che non mi piacciono veramente, questo mi frena tantissimo poi da prendere un altro classico da leggere. È un po' un casino, insomma. È un po' un casino. Ma è in wishlist, tra l'altro, anche lui. Non so se l'avevo già detto. Ne ho un botto in wishlist di classici. Prima o poi sono convinta che arriverà il loro momento. Però prima voglio comunque leggere i libri che ho acquistato nel corso dell'ultimo anno e fare fuori questi. Che aumentano sempre di più anche se non acquisto, praticamente non diminuisce sta cazzo di libreria. Io boh, sono sconvolta, non so. Oh, Madonna mia. Che poi più passa il tempo, più magari i miei gusti cambiano, non ho più voglia di leggerli quelli là, sicuro, figuriamoci. Un disastro sono. Beh, mi avete fatto un po' di domandine. Grazie ragazzuoli, almeno così abbiamo avuto modo di parlare ancora un po' di ciaccolare. Se no, veramente era vergognosa la brevità. Mi
questa diretta. Avete altre cose da chiedermi, da dirmi, altrimenti direi che poi la possiamo anche chiudere la diretta se non viene fuori, se non vengono fuori altri argomenti. Vediamo un po', aspetto altri 2 minutini, poi vediamo cosa fare. Mi sto addormentando praticamente guardando. Ma perché c'è tutto sto sonno? Mamma mia, mamma mia. Tra l'altro adesso quando Bibi ritorna, dovrebbe tornare tra una ventina di minuti, devo anche andare a fare la spesa. Siamo andati giovedì, ma mi sono dimenticata di pensare alla cena della domenica. Nella mia testa, domenica sera non si sarebbe mangiato, non dovevamo mangiare nulla praticamente, dieta, super dieta, e poi per fortuna mi è venuto in mente che no, anche la domenica sera dobbiamo mangiare, quindi poi vado, mi tocca ritornare al supermercato, che cazzo c'ha voglia di uscire di casa, ma mi tocca, mi tocca. Mi piacerebbe vedere un video sulla tua wishlist, sicuramente scoprirai titoli interessanti, ma sai che infatti direi più mezz'ora che 20 minuti. Sì, vabbè, Madonna che pigna in culo, mamma mia. Allora, in realtà avevo proprio in mente di fare un video sulla mia wishlist, solo che ero un po' frenata perché, siccome sono libri in wishlist, io ormai, e che magari ho inserito anche da tanto tempo, non so assolutamente di cosa parlino questi libri, per cui sarebbe proprio una lista. Cioè, ho inserito questo, 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 non parlerei di nulla praticamente. E quindi non so se fatta così sarebbe un video che può piacere, se può essere interessante. Non lo so. Quindi tendi a collezionare libri oppure li rivendi o li scambi? Allora, ciao a tutti, sono venuta per un salutino estivo. Ciao. In realtà ho intenzione di vendere i libri che non mi sono piaciuti. Non solo i libri che non mi sono piaciuti, anche i libri a cui ho dato 3 stelline. Ho intenzione di tenere solo i libri belli e bellissimi nella mia libreria perché il posto è sempre poco e per cui devo fare una supercernita. Il problema è che abitando all'estero non posso vendere i miei libri, perché mi costerebbe veramente troppo fare un piego di libri da qua. E quando torno in Italia non ho mai tempo, perché come vedete anche a settembre se toccate fuga non c'ho tempo, per cui presumibilmente credo che riuscirò a vendere qualcosa, cioè metterò in vendita, poi dipende se su Instagram qualcuno vuole i miei libri che metto in vendita, a gennaio, che dovrei stare giù in Italia un po' di più, quindi magari riesco ad andare poi anche in posta a vendere i libri. E poi andrò sicuramente anche da Libraccio a vendere qualcosina. Allora, curiosità, ma perché non ami i libri divertenti? Hai mica letto La Guida Galattica? Sì, ho letto Guida Galattica, che effettivamente è demenziale. Ho letto, per esempio, anche La Sovrana Elettrice di Bennett, che è un autore che scrive libri tendenzialmente divertenti. Però. Allora, sì, magari aggiungo qualcosa in wishlist e leggo, come hai visto, appunto, La Sovrana Elettrice e Guida Galattica, che penso siano gli unici che io ho aggiunto in wishlist e che poi ho acquistato e letto. No, vabbè, Guida Galattica l'ho richiesto alla casa editrice. No, non l'ho richiesto, mi è stato inviato senza che io lo richieda, ma vabbè. Sono gli unici due, teoricamente, che ho letto di divertenti e leggeri. Non è che non mi piacciono, non è che non li amo, semplicemente sono sempre. Non lo so, quando leggo la sinossi, difficilmente sono libri che mi attraggono, difficilmente sono dico wow, questo libro sicuramente mi piacerà, vai, è mio. Tendo sempre ad andare su cose magari più pesanti, tipo, non lo so, è proprio gusto personale, semplicemente. Poi magari potrebbe essere che il libro mi piaccia, eh. La Sovrana Elettrice, Guida Galattica, mi è piaciuto, mi sono piaciuti, però boh, sono sempre un po' restia, ecco. A me piacerebbe comunque un video del genere, un elenco della tua wishlist. Ci penso se farlo così o se farlo in un altro modo, vediamo. Ti ripeto, era da 2 mesetti più o meno che avevo in mente di farlo questo video, perché di solito lo faccio uscire
A Natale, quando faccio la Gibbimas, faccio uscire il video della wishlist con tipo 5 titoli, sia per quanto riguarda libri sia per quanto riguarda fumetti, però quest'anno non penso che la Gibbimas ci sarà per colpa di Facebook, e quindi magari farò sì un video unico così, vedremo, vedremo. Però nel video che faccio uscire nella Gibbimas, siccome selezionavo 5 titoli, leggevo tipo la trama dei titoli oppure cioè la trama dei libri o ne parlavo io, insomma, mi informavo un attimo e ne parlavo io. Se metto tutta la wishlist, ovviamente è impossibile, quindi non lo so, devo valutare come farlo, questo è sicuro. Ciao, ciao, ciao. Ella mi dice: hai letto Tre uomini in barca? No, tra l'altro mi sta venendo in mente Tre uomini e una gamba, film che ho visto. Tre uomini in barca? No, non l'ho letto. Stavo pensando in realtà se avevo altri libri divertenti che ho letto, ma non mi pare. Non mi ricordo, ma non mi pare comunque. Come non ci sarà la Gibbimas, viene da piangere anche a me in realtà. Mi dispiace tanto, ma non credo perché fare tutto quel lavoraccio, ed è un lavoraccio, pensare, scrivere, preparare un video tutti i giorni per 25 giorni, è un lavoraccio e non essere minimamente pagato da YouTube, no, 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 non ce la posso fare, a fare tutto quel lavoro gratuito, mi dispiace. C'è Woodhouse di divertente. Andrò casomai poi ad informarmi sulla trama e vedo se può fare al caso mio. Oggi inizio Espiazione, appena finito Il giardino di cemento dello stesso autore. Non ho mai sentito Il giardino di cemento di McEwan. Com'è stato? Ti è piaciuto? Buona lettura per Espiazione. Non mi è dispiaciuto, devo dire. Alcune parti un po' lentine. Però il finale merita la lettura di tutto il libro, praticamente. Di McEwan devo leggere, cioè devo, mi piacerebbe leggere Chisel Beach, e c'era un altro che mi hanno consigliato tanti, che mi hanno detto che forse mi piacerà, ora non me lo ricordo. Però se leggo il titolo sicuramente mi viene in mente. Madonna, che spammatore che sei, Baratto! Cortesie per gli ospiti, sì, era lui, era lui. Farai un altro bookshelf tour? Sì, lo farò sempre a dicembre. Lo facevo con la Gibbimas, mi pare. Non ci sarà la Gibbimas, ma lo farò lo stesso, il bookshelf tour, sempre però in quell'anno là. Faccio una volta l'anno, mi pare più che sufficiente. Orca vacca, quest'anno devo far vedere anche questa libreria qua. Oh, ma tu non sarà infinito. Allora, Bibi mi dice, ci vediamo tra poco. Babius, ciao a tutti, ci si vede domani sera su Twitch, mi raccomando. Madonna, che sfamatore seriale. Cortesia per gli ospiti, si è detto che era quello. Le solite sospette. Non ho capito. Cosa le solite so... Ah, l'altro libro di McEwan, forse. No, 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 era Cortesia per gli ospiti, quello che mi è stato consigliato da parecchie persone. Quindi probabilmente leggerò anche lui. Devo ancora capirlo, quest'autore, devo ancora capire se mi piace oppure no. Perché nel guscio, cioè io sia ad Espiazione che nel guscio ho dato 4 stelline su 5, mi pare anche nel guscio. Però sono libri strani, libri particolari, libri che magari poi mi prendono proprio sul finale, che quindi quello dà la svolta al libro. Però non è. Non, e tutti e due non sono mai stati libri che dall'inizio alla fine ho detto wow! E quindi, cacchio, non lo so, non lo so. Cioè, per esempio, Paul Auster, cos'è stato? L'invenzione della solitudine. Prima parte mi era piaciuto un botto, seconda parte non mi è piaciuta per niente. Trilogia di New York,
mi è piaciuto, anche se l'ho trovato veramente troppo complicato, però mi è piaciuto. Però già con questi due libri sapevo che con Paul Auster probabilmente andavo sul sicuro con la maggior parte dei suoi libri. Poi ho letto 4321, amore puro, e ho capito che appunto Paul Auster, ok, può sicuramente fare dei libri che a me non piacciono, però in linea di massima Paul Auster è un autore per me, un autore che mi piace. Oh, McKeown ancora non riesco a capirlo, non riesco a decifrare questo autore, se è qualcosa che fa per me oppure no. È complicato, abbiamo un rapporto difficile io e McKeown. Però è sempre un rapporto più sul positivo che sul negativo, devo dire. Quello sì, quello sì. Ormai finisco il mio latte menta. Fine. Adesso mi disidrato. Bene, abbiamo fatto un'oretta anche oggi. Intanto, cioè, voi mi vedete proprio me che bevo così allegramente davanti alla telecamera. Bellissimo. Bellissimo. Oh. Aspettate che gli stendo le gambine. E bene, ragazzuoli, cosa facciamo? Avete altro da chiedere? Io vi do sempre, quando non vedo poi niente sulla chat, vi do sempre i 2 minuti di tempo, altrimenti poi la chiudo. Ecco, come sta, penso che tedessi Nim? Nim sta da Dio, sta dormendo sul suo trono. Sta bene, sta bene. Quando non dorme, mangia. Quando non mangia, corre per la casa o dorme o mi morde. Direi che meglio di così non si può. Ciao, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Bene, bene, allora se nessuno ha nient'altro da dirmi o da chiedermi, a questo punto direi che ci salutiamo. Ecco, come ho detto, hai già idee del libro per il prossimo GDL? Sì, ho già registrato il video, l'ho già montato e l'ho già preparato per YouTube proprio stamattina. Cioè, no, 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 non l'ho registrato oggi, l'ho montato e editato stamattina. Però esce, mi pare, il 16, martedì, è martedì 16 di luglio. Aspettate che guardo, sì, esce il 16 di luglio il video con le varie offerte per voi. Mannaggia, arrivo solo ora dal lavoro. No, mi dispiace. Qualche anticipazione. Minchia, se mi ricordassi quei libri che ho inserito. Aspettate che apro il file Word, vediamo, vi do degli indizi. Vi do degli indizi. Allora, dov'è gruppo di lettura qua? Allora, beh, vabbè, indizio numero 1, un libro già lo sapete qual è perché è il secondo arrivato alla votazione scorsa. Quindi posso anche dirvelo perché tanto è Vita su un pianeta nervoso di Mathai, che è la seconda volta che arriva secondo. Poi, uno parla di una libreria. Poi, di un editore, di un autore che ha scritto molti libri, italiano. Io non ho mai letto nulla di suo, questo libro in realtà l'ho messo in wishlist solo perché un'amica mi ha rotto le palle per metterlo in wishlist e così ho pensato di metterlo anche nel gruppo di lettura. Questo libro può arrivarci solo a capire qual è, solo questa mia amica che però non è in diretta oggi, per cui non lo capirete mai, mai qual è. L'altro che potete capire da questo inizio è: hanno fatto un podcast molto conosciuto e il libro è uscito da poco. Faletti, non è Faletti. Faletti non c'è. Poi, un saggio, adesso qua scappate tutti la parola saggio, di un'autrice molto conosciuta. Anche il saggio è molto conosciuto.
Veleno, brava, corretto. No, veleno è corretto. Saggio di un'autrice molto conosciuta, anche il libro è molto conosciuto e parla di femminismo e scrittura. E se qua non capite qual è il libro, non è colpa mia. Poi, un premio Campiello, non dico che ha vinto il premio Campiello, non dico di che anno, ovviamente, perché sennò c'ha ore. Poi, ah beh, questo è impossibile. Questo non so nemmeno, questo non so neanche quando l'ho inserito. Copertina bellissima. La copertina secondo me è bellissima. Però no, non so nemmeno se è un libro per ragazzi in realtà, tra l'altro, perché fa parte della collana Up Feltrinelli, quindi non so se sia un libro per ragazzi. Basta, abbiamo finito. Questi, però avete indovinato Veleno, quindi sappiamo che c'è vita su un pianeta nervoso. Strano che non arrivino proposte sul saggio femminista e sulla scrittura. Non pensavo, pensavo che ci arrivaste. Però ne avete 2 su 7. 2 su 7. No, caro figlio, comunque no, non c'è. Rinunciate anche al saggio, ad indovinare il saggio, poi ci salutiamo. Diario di una scrittrice della Wolf? No, però fuoco. No, cos'è? Si dice fuoco quando si avvicina. Fuocherello. Fuocherello. Esatto, una stanza tutta per sé. Bravi, bravi. Una stanza tutta per sé è un altro. Quindi ne avete tre su. Aspettate che è Bibi che mi scrive. Che mi chiede se salgo direttamente in macchina per andare al supermercato. Dipende. Finito la diretta e se ho avuto il tempo per fare la pipì. Sì, esatto, una stanza tutta per sé, corretto, bravissimi. Quindi cosa? Ne abbiamo tre. Tre su sette, sì, bravi, bravi, bravi. Quindi cosa vi manca? Aspettate. Ah, vabbè, ho chiuso anche la pagina, buon ciao. Cosa mi manca? Non mi ricordo più cosa mi manca. Posso già votare, Wolf? No, no, devi aspettare il 16 per votare. Ma secondo me non è così. Beh, oddio, magari se a te piace, ovviamente sì, ci sta, ma non è. Non lo so, ci sono veramente, secondo me, di titoli questa volta ci sarà battaglia. Secondo me questa volta ci sarà battaglia. Perché di solito tendenzialmente o stravince un titolo, o al massimo sono due titoli che se la contengono. Contendono, contendono. Questa volta, secondo me, è dura, eh? Questa volta è dura. No, non saprei veramente chi può vincere il GDL. Non lo so. Speriamo sia un libro che ci piaccia di più rispetto a Lessico Familiare. Quello me lo auguro. Quello me lo auguro. Va bene, ragazzi, direi che. Ok, vi saluto, scusate, ma Bibi mi distrae. Vi saluto e niente, vi ringrazio per esserci stati in questa diretta. Il saggio della UFO sarebbe molto interessante parlarne insieme, ma sicuramente. Un abbraccio e buona domenica a tutti, ciao Antonio. Ma a tutti i libri alla fine è bello parlarne così insieme quando si hanno magari delle idee diverse o ci si confronta, insomma, è carino, è sicuramente carino. Ciao Eli, ciao 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 Elena. Un abbraccio anche a te. E ciao, grazie per la compagnia. Grazie a te. Ciao a tutti, grazie a buona domenica. Buona domenica anche a te. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ci vediamo, vabbè, domani sera se volete su Twitch con Bibi, ci sarà anche Bibi. Altrimenti mi vedrete in un nuovo video su YouTube martedì oppure su Instagram. Ciao ragazzi, grazie ancora per esserci stati.